Giorno 3, destinazione Bath. Andiamo. Arrivati. Questa è una bella cameretta. È piccola, però è moderna. A me piacciono gli alberghi moderni. No, guarda la doccia com'è. C'è un buco in mezzo. Come cavolo esce? Tra i due alberghi, quale preferisci? Questo mi è piaciuto di più. L'altro era Questo è più più. piccolo, però è più moderno. Sì. Le cose funzionano meglio. No, troppo bello. Siamo arrivati alle Terme Romane e abbiamo prenotato i biglietti perché la coda è incredibile, però dobbiamo andarci domani, subito prima di prendere il treno. Veniamo qui e vediamo le Terme Romane di qua. Ora ci facciamo un giro nella città e ci facciamo il percorso che Alessandro sognava da parecchio tempo. Forse. Andiamo. Stiamo camminando su un ponte, uno dei quattro al mondo che hanno negozi sopra. Bath è davvero splendida. Come dice Alessandro, è un po' una Tivoli in miniatura. Abbiamo deciso di fare questo percorso praticamente alle 2 del pomeriggio. Sono le 3 e mezza ora. Non è proprio l'ideale, diciamo, con questo caldo, però vale la pena. È davvero bello. E in teoria c'è scritto che uno ci dovrebbe mettere 1 ora e mezza a fare tutto quanto il percorso. Però ci sono degli angoli davvero belli. E quindi ci siamo fermati tantissimo a fare foto, a fare video. Abbiamo anche ripreso una barca nel sistema di chiuse che praticamente andava avanti e con le chiuse per permettere di passare le varie zone. Ed è stato bello. Speriamo che sia venuto bene perché ho appoggiato la camera sopra al ponte e ovviamente tutte le persone che ci passavano facevano tremare, quindi speriamo che sia venuto bene. Comunque, questa qui è la vista.
Vale la pena. Stata una bella passeggiata? Troppo lunga? Troppo sole? Ora andiamo in albergo, mi devo fare una doccia. Ciao! Allora, le vacanze sono quasi finite. Vale la pena venire a Bath? Vale la pena. Noi alla fine non abbiamo fatto l'attrazione principale di Bath, che è andare alle terme. Non perché ci fosse tanta fila. Alla fine c'è davvero tanto in genere di fila qui, perché non costano molto, sono pubbliche. Sono in centro, sì, esatto. Però il fatto è che faceva davvero caldo, ieri è stata una giornata caldissima, anche l'altro ieri, e quindi molte persone penso erano scoraggiate da... Oggi forse. Fa caldo anche oggi. Vabbè, ora è un po' più freschetto perché è mattina presto. E niente, però comunque è consigliato andare, spendere un paio d'ore alle terme. Non siamo ancora andati alle Terme Romane invece, che è un'altra attrazione di Bath, ma abbiamo i biglietti per andarci più tardi, poco prima di prendere il treno. Speriamo di non dover fare troppo le corse. Alla fine Bath è molto 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 carino, vero? Ha tanti punti davvero interessanti. Solo che è diversa da Bristol. Comunque, ora continuiamo il nostro giro per Bath. Non so se si vedono tutte le bambole, ma fa paura. Posto perfetto per un serial killer. Sono le uniche terme romane in Inghilterra. In origine c'era una volta vetrata che copriva le terme e i raggi del sole filtravano e davano luce all'interno delle terme e facevano brillare tutti i mosaici di Ah, l'acqua è così verde perché la luce non filtra, la luce solare non filtra per bene, quindi crescono le alghe e dà questa colorazione verdina. Invece all'epoca dei Romani era cristallina, inoltre è alta 1,5 m. E quindi tutta la piscina si poteva sguazzare completamente. Era l'edificio più alto dell'antichità britannica. sì, con quest'acqua termale ci riescono a mantenere l'elettricità di tutto quanto questo edificio. Se non mi sbaglio, sono poche le terme romane con acqua termale ancora presente e attiva. Questa è una di quelle. È incredibile vedere come intorno a una cosa che per noi è normale, loro ci creano tutto quanto questo giro di turismo. Sono abbastanza grandi considerando che sono fuori da Roma, fuori da abbastanza esterna all'impero. Sono belle, ovviamente straconsigliate. Allora, torniamo con il freddo per fare le terme. Per farmi le terme termali, se vi piace. Va bene? Ciao.